purtroppo insomma la stagione sarebbe appena iniziata, quindi questo no, ci preoccupa alquanto. Speriamo insomma che si diffonda anche la prevenzione. La morsa del caldo soffoca anche la città di Arezzo e così in questi giorni anche il pronto soccorso dell'ospedale San Donato è stato preso d'assalto. A farne le spese soprattutto gli anziani, le temperature record mettono infatti a rischio in particolar modo le persone più fragili e chi non segue comportamenti corretti. Perché gli anziani non con il caldo, ma tendenzialmente hanno molto meno avverto nel senso della sete, per cui tendono a bere meno e questo unito poi magari a terapie che insomma, peggiorano l'aspetto della idratazione, perché spesso nella terapia polifarmacologica delle persone tensione ci sono anche i diuretici, quindi unendo i diuretici a scarso apporto di diciamo dieta ricca di frutta, di liquidi, arrivano in questo stato che spesso è vera e propria ipotensione o shock. Oltre 200 gli accessi al pronto soccorso di Arezzo ogni giorno, numeri difficili da gestire anche alla luce della mancanza del personale sanitario. Siamo sempre un organico estremamente ridotto dopo la pandemia e quindi questa tipologia anche di pazienti, ripeto, che sono un pochino più impegnativi, codici sicuramente maggiori come entità e come necessità di prestazioni, mettono ecco, ulteriormente in affanno il nostro servizio.